russo. Il russo è il nostro, diciamo, consolidato amico con il quale abbiamo già un rapporto di 3 anni, nel quale, insomma, durante i quali Emanuele ci è venuto a trovare e a discutere con noi dei temi dell'attivismo e dei diritti umani. Voi sapete, insomma, che cerchiamo il nostro corso sul tema dell'Europa, sul tema dei diritti, e stavolta lo affrontiamo insieme al dottor Russo dal punto di vista dell'attivismo. Dell'attivismo, dei hate speech, dei discorsi d'odio. Speriamo, insomma, di incontrarci ancora, perché, insomma, il nostro progetto oggi verso la fine, però spero che, insomma, rimanga la nostra un'amicizia consolidata. Ecco. Però per presentare Emanuele do subito la parola alla dottoressa Benocci, che, insomma, illustrerà le caratteristiche di questo nostro incontro di oggi. Grazie, grazie al professor Verderame. Quindi siamo giunti al terzo appuntamento del ciclo di seminari organizzato dal Center for European Studies, ed in particolare dalla Cattedra di Sociologia dell'Europa e dal modulo Jean-Monnet ACTEUR. Il ciclo di seminari è dedicato, come voi sapete, alla Carta Europea dei Diritti Fondamentali, alla loro attuazione, cioè come avviene in pratica, e anche a una loro migliore comprensione. Emanuele Russo, che è il nostro graditissimo ospite, parlerà di praticamente un tema, diciamo, di grande, grande attualità. La relazione ha il titolo Attivismo ai tempi dell'intelligenza artificiale, diritti umani, discorso d'odio e democrazia. È questo un tema, come dicevo prima, di grande attualità che, diciamo, impegna le nostre vite giornalmente e non solo online, ma anche offline. Impegna e anche le caratterizza negativamente. Possiamo dire che questo tipo di discorso d'odio non risparmia nessuno. E come vedete nella slide che di presentazione del seminario, molte sono le categorie e le persone, i gruppi di persone che sono oggetto di questo discorso d'odio. Quindi terremo proprio sempre aperto questo panorama su queste categorie. Devo dire che mi preme soffermare l'attenzione sul fatto che molto di questo discorso d'odio colpisce le donne. Le donne, se sono extracomunitarie, se svolgono attività politica, se sono giornaliste, quando sono tutte insieme questo odio è proprio al massimo, possiamo dire. Cosa succede a una donna che è colpita dal cosiddetto hate speech? Spesso e volentieri si ritira. Rinuncia alla sua carriera, rinuncia all'impegno politico e se è una giornalista smette di fare spesso e volentieri giornalismo d'inchiesta, cioè proprio si ritira. Questa è una delle conseguenze del cosiddetto hate speech. Quando è che aumenta il discorso d'odio? Quando, in particolari momenti, per esempio quando Papa Francesco ha parlato dei disabili, dell'inclusione della disabilità, quando Giorgia Meloni è diventata premier e ha deciso di usare il titolo al maschile, ogni volta che siamo in prossimità del 27 gennaio, in occasione del giorno della memoria, quando Checco Zalone praticamente ha parlato di omosessualità in occasione del Festival di Sanremo. Quindi vedete come questo argomento è così e per questo noi siamo sempre molto grati ad Emanuele Russo che ci porta la sua esperienza umana di persona e di attivista su tutti i temi che riguardano i diritti umani in questo momento, su un tema che praticamente ci circonda, ci tocca direttamente. Allora, prima di lasciarvi la parola, però è importante ricordare la formazione, il lavoro, l'impegno di Emanuele Russo. Quindi è stato presidente di Amnesty International Italia dal 2019, rieletto nel 2021. La sua appartenenza ad Amnesty inizia nel 2004, quando praticamente lavora come formatore e coordinatore di gruppi giovanili. Oggi lavora in CIFO for People, che è un'organizzazione non governativa nata nel 1980, che promuove il protagonismo dei bambini e dei giovani per un mondo più inclusivo. Tra i loro progetti, di cui è anche ideatore e promotore, ricordiamo il progetto Hate Tracking, Hate Cancellato, che promuove la cittadinanza attiva e il senso di iniziativa dei giovani. Giovani intendiamo dai 14 ai 25 anni, per combattere gli hate speech online e per promuovere valori comuni e l'impegno civico.
Emanuele Russo si perfeziona conseguendo un master in relazioni internazionali e sulla protezione dei diritti umani presso l'Università di Torino. Nel 2010 consegue il dottorato di ricerca in relazioni internazionali e scienze politiche, sempre presso l'Università di Torino. E poi arriviamo alle pubblicazioni. È autore, tra l'altro, del volume dal titolo Contro i danni collaterali, prospettive di difesa dei diritti umani nei conflitti armati, pubblicato nel 2010. Nel 2021 pubblica un articolo per la rivista Società degli individui dal titolo Riscoprire il coraggio antico nel quotidiano contemporaneo, che è stato anche oggetto di uno degli incontri che abbiamo fatto qua. Nel 2023, quindi l'anno scorso, ha pubblicato insieme ad Amalia Di Leo l'articolo Define and Tackle Hate Speech, The Experience of Social Workers in Italy. Ed è in questo modo che ti do la parola per iniziare il tuo seminario. Grazie. Grazie mille. Bene, siamo un gruppo raccoltissimo, quindi penso che sia magari più interessante provare a fare un diciamo più che un intervento unilaterale, provare anche a vedere se ci sono durante il tempo che passeremo insieme delle curiosità, delle domande o anche delle critiche magari a quello che diremo, in modo tale da provare a creare un po' un dibattito, cosa che non si può fare chiaramente quando ci sono classi molto nutrite, ma siccome questa non lo è, utilizziamo la cosa in senso positivo e sviluppiamo magari un momento di confronto più corale. Per questa ragione io avrei avuto anche delle slide, cosa che non amo molto, tendo ad utilizzare il meno possibile, però a maggior ragione in questo momento, se proprio servono le uso, però tendenzialmente la slide è ottima per far sì che le persone si concentrino su quello che viene detto sopra, pensando che sia il riassunto, e invece magari insomma poi si perdono altri elementi. Comunque qualche cosa, se poi serve, la possiamo porre in evidenza anche attraverso le slide. Allora, il titolo di oggi è molto ampio, perché parla di diversi termini che già da soli necessiterebbero probabilmente di un intervento a sé stante. Sicuramente quattro termini molto noti nell'ambito sociologico e anche in quello politologico, quindi sicuramente attivismo, diritti umani, discorso d'odio e democrazia, e poi chiaramente un riferimento a quello che è un po' il termine più importante del 2024, che è l'intelligenza artificiale, che però per quello che riguarda il discorso d'odio, almeno nel senso in cui lo tratteremo oggi, fa riferimento a un qualche cosa che per certi versi è già un pochettino più antica, sicuramente non l'intelligenza artificiale che diventa famosa con ChatGPT, ma quel tipo di processo di fatto poi automatizzato, che in un qualche modo già da molto tempo i social media ci hanno un po' abituato a esperire, quindi quel tipo di classificazione, di segmentazione, anche di creazione di bolla all'interno della quale noi ci troviamo quando viviamo all'interno dei social media, che in un qualche modo viene garantito dagli algoritmi dei diversi social, in una modalità che non è a noi completamente comprensibile e per certi versi è latamente incomprensibile a buona parte delle persone che con i social media hanno a che fare. C'è un testo interessante di Jaron Lanier che si intitola 10 buone ragioni per disconnetterti dai tuoi social network, ma poi il titolo eventualmente, se siete interessati, ve lo do, ma comunque Jaron Lanier non è che ha scritto 2000 libri, per cui questo è un libricino pubblicato nel 2017. Lui è considerato uno dei guru della Silicon Valley. Se avete visto The Social Dilemma su Netflix, o se lo vedrete, è quello con i rasta lunghissimi che sembra più un cantante di gruppo hardcore più che
più che un nerd della Silicon Valley, però lui è uno dei creatori di Second Life, lavora per Microsoft ed ha scritto questo pamphlet contro i social network, andando a porre in evidenza tutta una serie di dinamiche sociali, sociologiche e poi anche politiche che dal suo punto di vista possono essere disinnescate soltanto attraverso una disconnessione di massa da questi social media. Social media che lui non ha remore nel dire, se non lui direttamente, però almeno la sua famiglia allargata di specialisti della Silicon Valley ha certamente contribuito a creare, anzi ha creato senza contribuire. L'interesse per il discorso d'odio e soprattutto per la diffusione del discorso d'odio all'interno dei social media, che è un po' il centro del progetto dei trackers di attivismo, nasce perché come attivista, come politologo, a me è sempre interessato in qualche modo quella che è la vita pratica della democrazia. Al di là della vita pratica della democrazia, la vita pratica dei diritti umani. Ho sempre cercato di interessarmi del che cosa poi concretamente significhi, perché spesso quando si parla di democrazia o si parla di diritti umani si hanno in mente dei termini, delle idee che variano molto da persona a persona, ma non aiutano a creare un significato comune. Per questa ragione, questo sicuramente deriva dal fatto che io ho una formazione maturata all'Università di Torino nella scuola di Norberto Bobbio, che era un chiarificatore di concetti. Tutta la sua filosofia del diritto si fonda sul chiarire concetti e cercare definizioni sulle quali tutti si possano trovare. La prima parola che nella giornata di oggi è bene, secondo me, definire che cosa intendiamo noi per democrazia. La definizione di democrazia che dà Bobbio e che secondo me è paradossalmente più rivoluzionaria oggi di quanto non fosse nei primi anni 90 è una definizione di tipo procedurale. Perché è rivoluzionario parlare oggi di una definizione procedurale di democrazia che nel passato è sempre stata etichettata come una definizione povera? Bobbio la chiama una definizione minima. Però tendenzialmente, se noi pensiamo ad altre grandi definizioni della democrazia, penso alla una delle più famose, quella di Schumpeter, quella sul grande conflitto tra i vari gruppi di interesse, quando uno legge quella di Bobbio, che dice vabbè, sono queste le 6-7 regole base del funzionamento della democrazia, rimane un po' così, dice ma vabbè, insomma, tutta questa roba fantastica della democrazia dell'importanza di questo sistema di governo ridotto a 6 regoline, no? 8 regoline, non c'è nulla di poetico, non c'è nulla di che ti prenda un po' da un punto di vista politico, dobbiamo trasformarci proprio nei burocrati dei sistemi di governo. In realtà questo tipo di definizione, dal mio punto di vista, diventa rivoluzionario in un contesto come quello attuale, perché io credo che in politica quanto più si fa ricorso a metafore e a grandi miti narrativi su ciò che si deve fare e non si deve fare, tanto più si insinuano ragionamamenti propagandistici. E noi, se oggi viviamo una situazione di crisi abbastanza generalizzata di democrazia e di diritti umani, è perché la democrazia e dei diritti umani negli ultimi 20 anni è stata usata per giustificare le peggio porcate, e quindi adesso le persone non ci credono più. Perché è chiaro che dopo il 2001 io faccio i Patriot Act dopo l'11 settembre, porto avanti una guerra che prima si chiama Enduring Freedom, poi parliamo dell'esportazione della democrazia attraverso metodi belligeranti, poi si scoprono le torture di Abu Ghraib, poi in un qualche modo si vede come in un paese a democrazia antica come gli Stati Uniti, perché comunque ricordiamoci che gli Stati Uniti comunque
hanno una storia di quasi 300 anni, mentre il nostro, molti dei nostri paesi, tra cui l'Italia, hanno storie molto più recenti e storie democratiche ancora più recenti. Per cui comunque parliamo di paesi estremamente complessi, che hanno però costruito una narrazione quasi mitica della loro democrazia. Poi si scoprono, o come tutti i sistemi umani, tutte le loro carte e anche tutte le loro miserie, come è normale che sia. Alla fine il rischio è un po' quello di buttare via un concetto semplicemente perché si vedono tutte le falle della sua applicazione pratica. Questo successe in modo estremamente plateale nel 1989 con il crollo del muro di Berlino, il collasso delle democrazie popolari, tanto che tutto ciò che aveva a che fare in senso lato con un'idea socialista fu buttato totalmente via per fare spazio a un'idea di capitalismo e di libero mercato assolutamente senza freni, le cui conseguenze oggi stiamo vivendo. Così negli ultimi 20 anni si è andato progressivamente a svuotare, a distruggere quella descrizione della democrazia e del rispetto dei diritti umani, proprio perché se n'è fatta una narrazione che poco aveva a che fare con quella che è l'effettiva natura dei diritti umani e della democrazia. Se l'Economist nel suo ultimo Democracy Index del 2023 dice che sono 10 anni che i regimi democratici in tutto il mondo stanno declinando e oggi, secondo la loro chiave di lettura, solo l'8% della popolazione mondiale può dichiaratamente definirsi abitante di una democrazia, diciamo, considerata vera sotto tutti gli effetti, paesi come l'Italia, paesi come gli Stati Uniti vengono considerate democrazie imperfette, sostanzialmente a parte i paesi scandinavi e poco altro, tutte sono democrazie imperfette o regimi più o meno autoritari. Poi vabbè, potremmo andare a discutere come utilizzano i parametri l'Economist, però comunque diciamo che il Democracy Index è un parametro internazionalmente riconosciuto come rilevante, almeno come benchmark per fare confronto tra i diversi paesi. Ci rendiamo conto che la democrazia in questo momento, al di là delle opinioni che ognuno di noi può avere, sia di tipo politico che di tipo sociale, non se la sta passando troppo bene. Bobbio che cosa dice? Bobbio ti dice che la democrazia non è il regime più libero o il regime migliore. La democrazia è tale soltanto se risponde ad alcune regole. E in queste regole noi vediamo descritti sostanzialmente tutti i principali diritti civili e politici, cioè l'esistenza di una effettiva libertà di espressione, l'esistenza di una effettiva possibilità di confrontarsi liberamente sulle proprie idee, la capacità di gruppi di opinioni di costituirsi in partiti, la possibilità di costruire delle campagne elettorali che abbiano alla fine un esito non viziato da controlli, da limitazioni più o meno evidenti dell'autorità costituita, la possibilità per tutte le persone di reperire le informazioni che li aiutino a formarsi un'idea su quelle che possono essere le scelte di governo, e soprattutto la possibilità della minoranza di diventare prima o poi una maggioranza. Quindi vediamo che qui dentro ci sono alla fine, e quindi qui ci agganciamo anche alla definizione di diritti umani, che chiaramente si deve espandere, però vediamo come la democrazia sia intrinsecamente definita attraverso i diritti umani, come non ci possa essere una democrazia senza dissenso, come non ci possa essere una democrazia nel momento in cui l'autorità costituita si sente minacciata dall'espressione del dissenso della popolazione, come non possa esistere
una democrazia nel momento in cui i sistemi di reperimento delle informazioni sono falsati. Se sono falsati, le persone non possono costruirsi un'opinione. E allora come fanno a scegliere nelle diverse compagini se anche tutte le altre regole della democrazia fossero rispettate? Cioè ci si può costituire in partiti, si possono esprimere più o meno liberamente le proprie idee, non ci sono repressioni del dissenso e altro. Ma se poi esistesse, per esempio, un sistema per reperire le informazioni completamente viziato, non necessariamente attraverso la censura, ma anche per esempio alterato nella comunicazione dei risultati, qui cominciamo a capire come il discorso d'odio comincia ad entrare, perché il discorso d'odio si genera dalla diffusione di notizie false o di fake news. Quindi, allora, come possiamo parlare di democrazia? Ecco allora che questa definizione minima di democrazia, che non parla di sistema migliore, che non parla di non plus ultra dell'arte di governo, che non ti parla del fatto che le persone sono tutte buone oppure che tutte devono essere uguali per chissà quale questione. Il primo articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dice che sono tutti liberi, uguali in dignità e diritti, ma non ragiona sulla natura dell'essere umano. Ti dice semplicemente che un sistema democratico può essere tale soltanto se la sua procedura di presa delle decisioni è condotta secondo delle regole che permettano a tutti di poter prendere la decisione preferita e poterla esprimere con peso uguale agli altri. Okay, quindi, se questo è valido, allora la democrazia in un qualche modo si regge. Se questo non è valido, cominciamo ad avere dei problemi. Chiaramente qua stiamo tagliando le cose col coltello, stiamo tagliando la discussione col coltello, per esempio per tutto quello che riguarda il terzo potere, quello della giustizia, per esempio, no? Non è una cosa che in questo momento non stiamo trattando, e per l'Italia il non trattare questa cosa potrebbe essere visto come particolarmente grave, visto che una delle cose per cui noi non veniamo considerati una democrazia particolarmente ben funzionante è un sistema giudiziario particolarmente lungo, magari meno viziato, con meno intrusioni di governo rispetto ad altri paesi, ma sicuramente estremamente farraginoso e che estremamente a fatica riesce ad assicurare le persone alla giustizia, il che significa anche che la certezza della giustizia non è particolarmente assicurata. Se la democrazia è da considerarsi principalmente una procedura, questo ci dà però un grande vantaggio, che noi riusciamo a valutare il funzionamento di una democrazia, e quindi anche per esempio nel nostro caso il funzionamento della democrazia italiana, il funzionamento di una società, sulla base di alcuni parametri certi, nei quali la dimensione etica, la dimensione anche ideale, giocano uno spazio particolarmente ristretto. Per continuare, quindi, avendo come democrazia un concetto e una definizione di tipo minimo, cioè considerando la democrazia soltanto un metodo per la presa delle decisioni, e non un'ideologia di governo, noi andiamo ad agganciarci anche il metodo, anche quello che invece rappresentano i diritti umani. Allora, i diritti umani da questo punto di vista vanno definiti come le precondizioni al sistema democratico. Precondizioni perché? Perché nel momento in cui non vengono rispettati non è possibile istituire un sistema democratico. Quindi, perché è importante continuare a ragionare in termini di diritti umani? Non perché i diritti umani siano un qualche cosa che ci piace, siano un qualche cosa che funziona bene o una cosa alla quale siamo noi legati, ma perché nel momento in cui
nel momento in cui i diritti umani vengono più o meno messi a tacere, l'intero sistema democratico può mantenere le forme, ma nei fatti si svuota di senso per quello che riguarda l'efficacia delle procedure. Detta in altri termini, se io non posso esprimere liberamente la mia idea perché subisco delle intimidazioni nel momento in cui lo faccio, se io non posso costruirmi una mia opinione su alcuni fatti o su alcuni avvenimenti che accadono nel mondo e nel mio paese perché l'accesso alle informazioni è alterato da qualcuno o da qualche cosa, se io non posso costituirmi in partito o non posso costruire un gruppo di pressione anche con la funzione di candidarmi ad una posizione perché questa libertà mi è preclusa o è fortemente inibita, e se io ho la certezza che nel momento in cui divento minoranza non potrò più diventare maggioranza, anche se esiste l'elezione, questo non basta per trasformare un regime in una democrazia. Quindi, in un qualche modo, se la definizione minima di democrazia stabilisce quelle che sono le regole del gioco all'interno di un certo paese, i diritti umani ne fungono in un qualche modo da cartina al tornasole, cioè funziona sta roba o non funziona, perché se non funziona io è come se avessi un tavolo da gioco ma le istruzioni di un altro gioco. Quelle istruzioni lì possono anche continuamente avere un loro valore, ma un valore meramente estetico, perché realisticamente il gioco che si sta giocando è tutt'altro. A questo punto, se i diritti umani servono a questo e all'interno dei diritti umani tutto ciò che viene, tutto ciò che ruota attorno ai diritti civili o alle libertà individuali, quindi alla libertà di espressione, alla libertà di credo, alla libertà di opinione e anche ciò che riguarda, che viene legato ai diritti politici, che delle libertà individuali sono la controparte sociale, no? Cioè io ho delle idee, ma attraverso i diritti politici mi posso costituire con altre persone che la pensano come me, e quindi attraverso la libertà di riunione, la libertà di associazione e poi la possibilità di far valere i miei diritti politici, io posso avere l'opportunità di far valere quelle che sono le mie idee, purché le mie idee diventino maggioritarie o siano almeno condivise da una minoranza rilevante di persone all'interno del sistema. Se questi due poli concettuali sono chiari, e se io mi rendo conto che questi due poli costituiscono uno dei due assi portanti della democrazia, perché l'altro asse portante, di cui al momento possiamo non parlare, ma sicuramente è un ambito, è quello legato ai diritti economici e sociali, e quindi è per questa ragione che non è possibile parlare di democrazia se la democrazia non è anche liberale e socialista, intendendo come liberale la tutela di tutti i diritti economici e politici e come socialista la tutela di tutti i diritti economici, sociali e culturali. Ora qui anche capite perché io prima facevo riferimento al 1989 e al fatto che nel momento in cui si fa coincidere quella che è la teoria socialista con l'esperienza del socialismo reale, io vado a privare le democrazie di tutto un arco, tutto un ambito concettuale, un ambito politico e sociale, le cui conseguenze le vediamo oggi con un sistema sanitario al collasso, le vediamo oggi con un sistema, con un'educazione, con un'offerta formativa ed educativa che fa sempre che fa acqua da tutte le parti, e lo vediamo con tutto ciò che riguarda il benessere concreto e l'accesso alle risorse delle persone che viene considerato sempre più residuale, sempre più dedicato soltanto alle fasce più povere della società quando queste riescono ad accedere. Quindi ecco anche perché bisogna avere preoccupazione e bisogna ben guardarsi
quando dei concetti politici e delle definizioni di sistema di governo o di sistema di relazioni vengono utilizzati in modo per così dire fortemente connotato, quando si creano delle narrazioni su questi sistemi, perché tutte le volte che questa cosa accade, prima o poi il casino arriva. C'è successo nell'89, c'è successo nel 2001, e quello che noi adesso vediamo non è causa del Covid o causa della catastrofe climatica, che pure è fondamentale, ma è causa di un progressivo impoverimento del dibattito politico, che ci ha portato a non avere più elementi per definire le cose, per renderci conto del che cosa significa parlare di democrazia e del che cosa significa parlare di diritti umani. In questo contesto si inserisce tutto il discorso che fino a qualche anno fa riempiva le prime pagine dei giornali e ora non se lo guarda quasi più nessuno, del discorso d'odio. Quanti di voi si ricordano quando per la prima volta hanno sentito parlare di discorso d'odio? Nei giornali e da altre parti? Quando vi è capitato la prima volta di sentirne parlare? Potete anche dire mai. Forse post pandemia, qualcosa. Post pandemia? Riferendosi a. Al nuovo contesto socio-economico, forse qualcosa, non ricordo bene, non riesco a contestualizzare. Praticamente la mia esperienza può essere alterata dal fatto che occupandomene faccio più attenzione. C'è qualcuno che non ne ha mai sentito parlare? Odio uscito. Pensare alla donna, quindi dice di discorso d'odio, sembra qualcosa in questo campo, sicuramente da poco tempo, certo, poi per esempio con Trump sì, dal 2016 si è proprio sdoganato, perché dal 2016 aveva il suo modo di, diciamo, di parlare era impregnato di attacchi violentissimi. Da un punto di vista, innanzitutto la cosa importante da dire, allora, il discorso d'odio è una roba vecchissima, ma proprio, cioè, il grande teorico del discorso d'odio attuale, che continua a essere preso più o meno consapevolmente, ad esempio, per strutturare buona parte delle strategie di discorso d'odio e di fake news su tutti i social network, è Goebbels. Cioè, è Goebbels che in un qualche modo crea il mondo contemporaneo. Ci può piacere o meno, ma Goebbels è da studiare. È da studiare perché se voi lo leggete, al di là del suo modo di parlare, che chiaramente è di quegli anni, però molte delle cose che lui dice, è esattamente quello che succede oggi, cioè sono proprio lui lo codifica, quindi in un certo senso il discorso d'odio è profondamente radicato nel Novecento europeo e poi nel Novecento mondiale, visto che comunque queste idee poi generano la Seconda Guerra Mondiale. C'è un'altra caratteristica molto interessante del discorso d'odio, che è il discorso d'odio intrinsecamente legato al progresso tecnologico nella comunicazione. Cioè, Goebbels poteva essere il genio del male più alto del mondo, il più alto della sua epoca, ma se non ci fosse stata la radio non avrebbe potuto fare quello che ha fatto. Non è un caso che lui poi prova anche a usare la televisione, poi non gli riesce perché chiaramente in Germania questa cosa, la televisione non era ancora così avanti, per cui poi utilizzerà principalmente la radio e poi il cinema comunque, però c'è un collegamento fortissimo tra i nuovi mezzi di comunicazione
e la diffusione di discorso d'odio. Perché è interessante vedere questa cosa? Perché, di nuovo, avere un approccio molto politico-tecnico alle cose, diciamo, alle cose del mondo e alla società, ci permette di poterne capire meglio i funzionamenti. Nel momento in cui noi usiamo, e questo chiaramente come sociologi probabilmente è ancora più interessante, perché i politologi tendono poi a perdersi nei meandri delle definizioni, dei concetti storici. Io da buon politologo ci ho fatto il callo su queste cose, i sociologi forse per alcune cose lievemente di meno, ma se noi per esempio sul discorso d'odio cominciamo a domandarci di meno perché storicamente si odia o altre cose, anche appunto insomma, se facciamo dei ragionamenti psicologici, invece ci concentriamo sul come è possibile diffondere un messaggio d'odio in modo tale che sia efficace, forse noi riusciamo anche a comprendere perché in alcune epoche storiche l'odio funziona meglio rispetto ad altre. E quando funziona bene c'è sempre qualche innovazione tecnologica, che non necessariamente un'innovazione tecnologica globale, ma può anche esserlo soltanto a livello locale. Esempio, il genocidio ruandese del 94. Che cosa provoca il genocidio ruandese? La radio delle mille colline. Perché c'è la radio? Perché è così importante? Perché in quegli anni, alla fine, nel processo di definitiva decolonizzazione, anche la radio diventa progressivamente più libera e quindi piano piano può diventare appannaggio di alcuni gruppi di interesse, nel caso specifico di gruppi estremisti Hutu che utilizzano il retaggio coloniale della differenza in etnie per andare a diffondere l'odio etnico e generare in pochissimo tempo il più rapido genocidio della storia. Questa cosa l'aveva già utilizzata Goebbels per diffondere le idee del nazismo e quindi noi vediamo che vecchie idee, l'antisemitismo è antichissimo, non nasce certo con i nazisti, l'odio tra Hutu e Tutsi non nasce l'odio tra Hutu e Tutsi, ma la differenziazione tra le etnie nasce col colonialismo belga, quindi sono tutte cose più antiche che poi prendono una forma, ma nel momento in cui si diffondono, perché c'è qualche sistema che alla fine permette a queste cose di girare a velocità maggiore. E perché questa cosa perché accadono questi momenti di velocizzazione? Perché il progresso tecnologico è molto nuovo, quindi la società non ha ancora gli anticorpi per frapporsi a quello che attraverso i sistemi tecnologici nuovi si può trasportare e quello che è il messaggio che attraverso questi sistemi diventa poi progressivamente virale. Questa cosa succede su scala planetaria, ma anche a livello locale, in modo impressionante e inaudito negli anni 10 del nuovo millennio. Perché? Perché nascono i social media. Con la nascita dei social media, si crea non solo un nuovo strumento di comunicazione, ma si crea uno strumento di comunicazione estremamente fagocitante, molto di più di radio e televisione, e soprattutto individualizzabile e ancor più soprattutto estremamente economico, cioè tutti lo possono usare, tutti possono creare i loro gruppi e man mano che passa il tempo questi gruppi vengono a rappresentare anche inconsapevolmente per molti utenti l'interezza del mondo, perché tu semplicemente ti inserisci all'interno di un contesto e cominci a vedere che tutte le persone la pensano come te. In realtà quelle persone tu le hai scelte, qua pensiamo ai social network prima dell'avvento degli algoritmi, quindi in realtà all'inizio giustamente tu ti fai amico le persone con cui sei più legato, quindi tendenzialmente questa scelta originaria è deliberata. Ma nel momento in cui i social network, dall'essere un qualche cosa che tu potevi vedere soltanto quando ti connettevi al tuo computer, diventano molto più pervasivi, perché con gli smartphone tu di fatto cominci a interagire in modo pressoché quotidiano, pressoché continuativo attraverso i social network,
piano piano tu ti scordi di aver fatto quella scelta originaria e cominci a vederti circondato soltanto da contenuti e da persone che, come uno specchio, riflettono il tuo punto di vista. Questo, Jaron Lanier dice, questo sistema dei social network che gli algoritmi fanno diventare un sistema dal quale non si riesce più ad uscire, perché poi l'algoritmo ottimizza questa cosa, cioè mentre prima tu progressivamente ti scegli le cose, l'algoritmo automatizza questa modalità. Quindi tu, in realtà, non prendendo quasi più decisioni, cominci a vedere contenuti sempre nuovi che non hai scelto tu deliberatamente, ma che sono stati progressivamente scelti da te. E siccome la capacità dell'algoritmo di percepire il tuo interesse anche senza che tu faccia delle scelte deliberate, per esempio tutti gli algoritmi di social media adesso sono in grado di percepire dove tu stai guardando nello schermo mentre fai scrolling, quindi il fatto che tu rimanga un secondo in più su un'immagine, anche se tu non hai premuto su quel video per vederlo, l'algoritmo lo ha percepito. L'algoritmo di TikTok si accaparra il diritto di poter accedere alla tua tastiera, che significa che tutte le volte che tu digiti qualche cosa, l'algoritmo di TikTok lo registra, e quindi vuol dire che tutte le parole che tu utilizzi, al di là le parole che tu utilizzi quando utilizzi la tua tastiera, vengono registrate. Quindi uno dice, ah, ma il mio telefono mi ascolta, poi magari ti ascolta anche, ma in realtà nel momento in cui hai accesso alla tua tastiera vuol dire che hai accesso alla tua tastiera. Quindi, anche se non ha accesso alla tua chat, ha accesso alla tua tastiera. Quindi magari non ti legge, magari non ti ascolta, ma se ogni volta che tu metti un punto interrogativo sulla tastiera lo registra, capisci bene che questi dati poi non vengono personalizzati, non sa chi sei tu, ma progressivamente ti cataloga. E questo tipo di azione è assolutamente incomprensibile per un essere umano, perché nessun essere umano è capace di tenere traccia di tutte queste cose. Noi non riusciamo a farlo. Gli algoritmi riescono a farlo e costruiscono un sistema di informazioni, di flusso di comunicazione, di flusso di contenuti, che è fatto in modo tale che a te piaccia sempre. Perché questa cosa viene fatta? Viene fatta perché lo scopo dei social network non è certamente metterti in connessione con gli altri, ma è vendere. Non necessariamente vendere un prodotto, ma vendere lo spazio agli inserzionisti. Quindi è una logica commerciale. Nella logica commerciale questa cosa ha senso, la segmentazione dell'utenza è una cosa vecchia di decine di anni. Le aziende hanno sempre cercato di capire come indirizzare i propri sforzi pubblicitari. Per ovvi motivi, la pubblicità costa, tu devi massimizzare le vendite, è chiaro che io non andrò a mettere le pubblicità. Che ne so, potrei non mettere delle pubblicità di un'agenzia funeraria oppure di pannolini in un'università, perché tendenzialmente l'età media delle persone che vivono dentro l'università è piuttosto bassa, quindi difficilmente ti servirà un'agenzia mortuaria e magari difficilmente ai bambini, quindi probabilmente Pampers metterà la sua pubblicità davanti a un ospedale piuttosto che in un'università. Questo chiaramente quando non c'era la radio, quando non c'era la televisione, quando non c'era niente di tutto questo, le poche agenzie pubblicitarie e le aziende dovevano cercare di capire in quel pezzo, in quel posto della città, chi tendenzialmente frequentava i luoghi, in modo tale da dire almeno massimizzo per quel che posso. Con la televisione chiaramente l'abbiamo visto tutti, quando c'era la televisione di massa, durante le ore del pomeriggio c'erano le pubblicità dei giocattoli perché tendenzialmente i bambini guardavano i cartoni. Dopo le 9 di sera le pubblicità di cartoni non le vedevi più, perché? Perché non c'era nessun bambino lì. Allora vedevi le pubblicità delle auto, e questa però era una segmentazione che non dipendeva da chi guardava, ma dipendeva da che cosa veniva mostrato. Quindi i palinsesti dicevano, guarda, io ti
settorializzo la mia programmazione, dalle 4 alle 6 ci sono i programmi per bambini, quindi magari l'Audi non faceva la pubblicità, ma la Giochi Preziosi la faceva. Dopo le 9 di sera c'erano gli adulti, quindi l'Audi andava a fare la sua programmazione. Con la TV via cavo chiaramente questa cosa diventa ancora più delicata e ancora più precisa. Con l'algoritmo vuole puntare alla totale personalizzazione del messaggio, ma questa cosa viene fatta con l'unico scopo di massimizzare i profitti per gli inserzionisti, e quindi viene fatta con l'unico scopo commerciale di far stare le persone il maggior tempo possibile su quello strumento, in modo tale da avere il maggior numero di informazioni individuali su quelle persone, poterle segmentare bene, poter creare delle profilazioni sempre più precise, in modo tale da far pagare sempre di più le inserzioni. Questo è l'unico scopo di tutta la struttura, di tutta l'infrastruttura di social network, che è una infrastruttura che non ha uguali nella storia del mondo. Innanzitutto perché è uno spazio. Una volta, se volete, guardatevi The Social Dilemma, è molto interessante come documentario su Netflix, se non l'avete guardato andatevelo a guardare. Io prenderò alcune cose che poi lì vengono poi spiegate da alcuni specialisti. L'altro documentario molto interessante si chiama The Great Hack, ci arriviamo tra poco, perché in realtà è uscito prima The Great Hack e poi The Social Dilemma, ma devono essere invertiti, dovete prima guardare uno e poi l'altro per le ragioni che vedremo. E quindi in The Social Dilemma a un certo punto c'è uno dei creatori di Reddit che viene intervistato dal congresso, viene convocato dal congresso americano, e un senatore gli dice: vabbè, ma cioè, qual è la differenza? Le innovazioni tecnologiche ci sono sempre state. Alla fine, certo, anche quando hanno inventato la lavatrice o la lavastoviglie c'è stata una rivoluzione all'interno della casa. Quindi, chiaramente, nuova tecnologia, anche i social media sono un'innovazione tecnologica. E chiaramente lui gli dice, ma vuol dire proprio che non stai capendo la magnitudo della differenza, perché una lavatrice o una lavastoviglie ha i programmi e quello fanno, cioè quello per cui sono state create, quello fanno. Quando voi comprate la lavastoviglie sapete per certo che la Whirlpool te l'ha costruita per lavare i piatti, ma quando tu entri dentro un social media tu lo prendi per prendere le informazioni e per interagire con le persone che conosci, ma loro non l'hanno costruito per quello. Cioè, già lì è chiaro il problema. Non è un caso che questo lo si capisce di più se si parla inglese, ma ci sono solo due mercati nel mondo che si riferiscono al proprio pubblico come users, che sono la criminalità organizzata del mercato della droga e i social network. Gli altri sono customers. Quindi, se sono users, e se prima dei social media l'unico mercato che parlava di users era solo quello della droga, magari, diciamo, le parole sono importanti, magari uno dovrebbe cominciare a rendersene conto. Dentro The Social Dilemma viene detto in modo abbastanza esplicito da uno di quelli che l'hanno creato che lo scrolling non ha nessuna funzione di utilità per quello che riguarda la ricerca dei contenuti, e se ci pensate lo scrolling è assolutamente disfunzionale, perché io non ho nessuno strumento se non il mio pollice, che fa tra l'altro un movimento che in pochissimo tempo diventa un tic, e questo è stato studiato per questa ragione, perché dopo una settimana che fai questo movimento ne senti il bisogno. Cioè, non è una roba è capitata così, no, hanno visto che funzionava così e hanno creato il sistema. Quindi il fatto che tu passi 4 ore, 6 ore, 8 ore o che a un certo punto ti metti lì, cominci a scrollare e dopo sono passati 45 minuti,
dice, vabbè, ma che sei un cretino tu, non è che sei un cretino tu, è perché tutte le tecniche di costruzione dei social media sono state pensate per agire ad un livello più profondo rispetto alla tua consapevolezza, e quindi la tua dipendenza è voluta. Tu sei uno user, esattamente come i cartelli messicani vogliono che tu diventi uno user. Perché gli serve questa cosa? Per vendere. E basta. Non c'è nessuna utilità. Se tu vuoi cercare una cosa veramente, usa un motore di ricerca vecchio. La trovi prima. Ci metti meno tempo. Non dai le informazioni, perché scrivi la parola chiave. Invece se scrolli, ad un certo punto lo vedrai un video che ti interessa, un contenuto che ti piace, e ci butterai lo sguardo, e quello sguardo verrà registrato. Perché i visori sono stati pompati così tanto? Perché nei visori lo schermo è fatto per vedere, per avere una sensibilità ancora più definita del dove va la tua pupilla. Nello schermo del telefono o viene attivata la telecamera, o in linea di massima la capacità, tu dove guardi lo schermo viene derivato da come stai tenendo il telefono. Voi sapete che tutti i telefoni hanno un giroscopio interno, tanto è vero che tutti i telefoni sanno dove sei, sanno se stai guardando in su, se stai guardando in giù, però lo riescono a capire soltanto perché presumono che tu stia sempre guardando lo schermo, anche a telecamera spenta. Se voi usate Maps, il telefono sa dove siete e sa anche dove state guardando. È chiaro che se tu lo vuoi ingannare lo metti storto e il telefono si gira perché presuppone che tu sia storto. Questa cosa con i visori viene completamente passata, e tutti i vari occhiali con la connessione Meta e tutto il resto vengono fatti perché chiaramente la tecnologia sta andando sempre più nella direzione di ottenere informazioni di profilazioni attraverso pezzi del nostro corpo che non sono interamente controllabili. Noi siamo passati dal mouse al pollice, la mano, per il fatto che ti viene il tunnel carpale, ma poi comunque quando tu hai un sistema così e hai uno schermo, non stai, cioè, a volte sì, puoi stare così, puoi stare fermo tutto il tempo, ma nel momento in cui tu togli la mano dal mouse non si riesce a capire dove stai guardando. Poi lo schermo è fisso, sei sulla sedia. Con uno smartphone invece tu tieni il telefono in mano, lo schermo è sempre lì, tu si riesce ad avere un'idea, lo schermo è molto più piccolo, quindi è più facile capire, il numero di contenuti è molto più piccolo. Con un visore questa cosa diventa a quel punto totalmente, cioè diventa precisissima, perché il tuo cursore non è più un qualcosa di esterno a te, non è più il tuo pollice, ma diventa la tua pupilla, e la tua pupilla fa un sacco di movimenti che tu non puoi controllare. Avete tutti chiusi gli occhi. Quanto più noi ci spostiamo verso delle parti del corpo che non controlliamo totalmente, tanto più l'informazione che daremo attraverso sarà incontrollabile per noi. E se qualcuno riesce a codificarla, avrà delle informazioni nostre che noi non siamo neanche stati consapevoli di aver dato. Perché tutto questo è interessante? Perché fin tanto che questa cosa viene utilizzata a scopo commerciale, vabbè, ci compriamo tutti delle sneakers bianche e va bene così. Può non piacerci che le nostre abitudini vengano codificate così, però tutto sommato farà la fortuna della Nike, farà la fortuna di qualcun altro, però bene o male la nostra vita non viene totalmente alterata, perché alla fine noi le scarpe ce le dobbiamo mettere. Se vogliamo metterci le scarpe da gelataio, ci vogliamo mettere le scarpe di qualcun altro, ce le ho anch'io, le sneakers bianche, sono per far sentire in colpa che in questo momento è vero, però alla fine potremmo anche dire che ci frega, non è quello. Il problema è che qualcuno ad un certo punto si rende conto che questo sistema è particolarmente interessante, e non è solo interessante per vendere le cose, ma è anche interessante per qualche cos'altro,
ed è lì che arriva quella organizzazione che nel 2016 esplode, e qui se ne parla nel documentario The Great Hack, c'è anche il memoir di Brittany Kaiser, che è un po' appunto l'anima nera, se vogliamo dire, di questa realtà, che è Cambridge Analytica. Nel 2016 scoppia questa cosa e per la prima volta Mark Zuckerberg viene chiamato a deporre. Se vi ricorderete, proprio in quegli anni Mark Zuckerberg viene nominato da Time meglio Man of the Year. In quegli stessi anni Julian Assange diventa perseguito a livello internazionale per aver diffuso dei segreti di Stato. C'è un meme, ormai molto vecchio che non si ricorda più da nessuna parte, che si trova con difficoltà, in cui c'è il doppio disegnino di Mark Zuckerberg e di Julian Assange, in cui Mark Zuckerberg dice: vendo i tuoi dati personali senza fartelo sapere a inserzionisti privati e sono uomo dell'anno. Sotto Julian Assange che dice: ti ho messo a conoscenza gratuitamente dei più loschi segreti del tuo governo e sono ricercato internazionale, perché la cosa è successa esattamente in quegli stessi anni. Cosa fa Cambridge Analytica? In realtà lo faceva già da molti anni, perché Cambridge Analytica nel 2016 e 2017 esplode, da lì in avanti questa cosa diventa vietata, in realtà diventa solo più difficile, perché come sempre queste cose poi si aggiustano. Ma che cosa capisce il fondatore di Cambridge Analytica e il suo braccio destro, anima vera, che è Brittany Kaiser? Che i dati di profilazione raccolti attraverso allora Facebook possono essere estremamente utili per le campagne elettorali. Facendo che cosa? Utilizzandoli per costruire dei messaggi ad hoc che aiutino o danneggino una parte piuttosto che un'altra. Questo sistema, che verrà utilizzato con enorme successo nelle elezioni di Trump del 2016 e nella campagna Brexit di quegli stessi anni, viene per la prima volta sperimentato nel 2012 nell'isola di Trinidad e Tobago, e infatti viene chiamato, se non ricordo male, il progetto Trinidad, mi posso sbagliare, o è Trinidad o Tobago, non è che ci sia una grande fantasia su questa cosa qua. Che cosa fanno loro? Loro vengono assunti dal partito storico al governo da mille migliaia di anni a Trinidad e Tobago, perché nelle elezioni del 2012, quindi stiamo parlando di molti anni fa, questo partito ha paura di perdere le elezioni. Ovviamente è al governo da 70 anni, scandali, casini, tutti i modi, ma quello che prima si riusciva a nascondere sotto il tappeto ora diventa più difficile. Perché? Perché c'è Facebook. E quindi i giovani si riescono a scambiare maggiormente le informazioni. Ricordiamoci comunque che insomma, i social media e i social network hanno contribuito anche a cose molto positive. La primavera araba non avrebbe potuto scoppiare se non ci fosse stato Facebook. Cioè comunque ci sono degli aspetti positivi e degli aspetti negativi. Io per esempio non condivido la tesi di Jaron Lanier che bisogna uscire dai social network, ma non per altro, ma perché dipende da chi sei. A volte non te lo puoi permettere di uscire dal social network, piuttosto devi imparare a dare il minor numero di informazioni possibile, ma lui ovviamente ti direbbe: e già, come fai a non darlo se le informazioni vengono prese da te anche a tua insaputa? Però qua ci possiamo, è un ragionamento sul quale si può tornare. Però ritorniamo un attimo a Trinidad e Tobago, perché questo ci spiega perché bisogna ragionare appunto in modo più tecnico che ideologico sul nostro presente. Loro vedono che Facebook si sta trasformando in una cassa di risonanza molto interessante per l'opposizione.
e che quindi tendenzialmente loro queste elezioni le perdono. Decidono di chiamare in una botta di genio Cambridge Analytica e gli dicono: che possiamo fare? Ci fate una campagna elettorale per vincere queste elezioni, visto che le perdiamo pulito? Come facciamo a usare Facebook come cassa da risonanza per i nostri temi? Brittany Kaiser analizza. Brittany Kaiser è molto importante perché Brittany Kaiser è una delle menti che sono alla base del successo di Barack Obama nel 2009. Lei nasce in realtà come attivista politica liberal, ha lavorato anche per Amnesty International. Quindi nasce come libera, poi ad un certo punto viene presa da questo soggetto che ha questa entità, che è una entità che lei non capisce, che comincia a dirgli: ma io ti posso pagare un sacco di soldi. E quando dice un sacco di soldi, è proprio un sacco di soldi, perché questo è veramente un genio della comunicazione. Cioè, ha fatto vincere Obama contro imperi mediatici. E quindi lei analizza la situazione della Trinidad e Tobago e dice: ragazzi, voi qua non vincerete mai, non c'è possibilità che vinciate, siete vecchi, siete corrotti, avete distrutto questo paese. Cioè, farvi una campagna in un contesto come Facebook, molto giovane, molto ostile per sua natura a ciò che è istituzionale, a ciò che è tradizionale, non riusciamo a farlo. Però che cosa possiamo fare? Lei si fa dare, perché allora si poteva fare, lei compra da Mark Zuckerberg tutti i profili degli utenti di Trinidad e Tobago. Li compra e scopre che l'età media è 17 anni, che la musica preferita è incredibilmente musica da strada caraibica, e quindi rap, reggae, reggaeton, insomma tutte quelle cose lì, che ovviamente questi ragazzi sono tutti contro la corruzione, hanno un po' di fascinazione per le gang di strada, anche lì insomma non è una grande scoperta. Ma qual è la grande scoperta? Il fatto che c'è una clusterizzazione perfetta. E quindi dice: io non posso convincere le persone a votarvi, però posso fare un'altra cosa, posso convincere questa gente a non andare a votare. E quindi costruisce un'intera campagna pubblicitaria fatta di post specifici, che quindi venivano presentati solo a questi utenti, e comunque anche in strada, per esempio assolda dei gruppi locali molto famosi a cui fa cantare tutte canzoni dedicate al non voto, costruendo una narrativa per cui, siccome tutti sono corrotti, siccome tutti fanno schifo, insomma, gli slogan populisti base, allora la vera soluzione per ribaltare il potere è mandarli tutti a casa, non votare, no? Questa cosa comincia a essere costruita, proprio che cosa succede? Che la popolazione di Trinidad e Tobago conservatrice, che avrebbe votato sempre per il partito storico, non avendo Facebook e non ricevendo queste informazioni, li vota. Mentre tutta quella fascia giovane della popolazione, che in questi paesi è perché insomma in questi paesi la piramide demografica non è quella italiana, i più giovani sono molto di più, non va a votare, e quindi l'opposizione perde. A questo punto loro si rendono conto di avere per le mani lo strumento più potente di alterazione sociale che sia mai stato posseduto, non solo da una compagine politica, ma potenzialmente da chiunque. E con questo stesso metodo costruiscono la campagna elettorale di Trump e la campagna di promozione della Brexit. A questo punto, chiaramente poi la cosa esplode, ma Zuckerberg comincia a non essere più considerato tanto meno player, dal momento che così facendo altera i processi democratici. Perché li altera? Perché ha fatto censura? Assolutamente no. Perché ha manganellato le persone fuori? Assolutamente no.
cosa ha fatto di contrario alla democrazia? Niente, ha semplicemente sfruttato il fatto che lo spazio di Facebook, lo spazio dei social media, sia uno spazio privato, quindi decide chi ne è proprietario, perché questa è una cosa che noi spesso ci dimentichiamo nel nostro usufrutto, che i social media hanno reso normale il fatto che le persone si parlino all'interno di uno spazio dove chi detiene i cordoni della borsa e del potere di quello spazio ha di fatto quasi diritto di vita e di morte degli utenti, delle idee, degli spazi di discussione, e ce lo fa vedere in continuazione. Alcuni in modo più plateale, quasi caricaturale, insomma, pensiamo a Twitter che si trasforma in X. Però per esempio LinkedIn recentissimamente ha automaticamente inibito i contenuti politici. Se voi non andate in impostazione e non togliete la spunta all'inibizione automatica, nessuno di voi sa che i vostri contenuti sono inibiti. Non c'è una comunicazione in tal senso, a meno di non volerti andare a rileggere quelle 2000 pagine che nessuno legge, anche perché lì poi ci sono le modifiche unilaterali, tu dici una roba lunga così, dici che chi me la legge, tanto se lo voglio continuare ad usare lo uso. E però questo significa che nella tua bolla, se tu spunti quella cosa, nessun contenuto politico di nessun genere ti verrà dato. Questa è censura? Tecnicamente no, perché tu la puoi spuntare quanto vuoi. L'informazione in un qualche modo ti è stata data, ma si utilizzano, però in realtà questa è stata una scelta unilaterale del proprietario del tuo spazio vitale, che per esempio può anche decidere che se per caso tu utilizzi una parola che non va bene, che in quel momento non viene considerata corretta, Israele non si può più scrivere, Ucraina non si può più scrivere, Russia non si può più scrivere, Palestina non si può più scrivere. Si devono mettere vari segni perché altrimenti il filtro li blocca di per sé qualsiasi cosa tu stia dicendo. Quindi quello che succede è che attraverso Cambridge Analytica si scopre quella che è la faccia più oscura dei social media, e cioè una faccia che ci racconta di un'alterazione non solo possibile ma eseguita sui nostri profili social, fatta in modo talmente ben cesellato da renderci quasi impossibile rilevarlo. Questa cosa è una, questo tipo di processo è in sé una fake news? No, ma rende molto facilmente diffondibili le fake news, perché nel momento in cui io nel mio profilo sono etichettato in un certo modo e quel tipo di profilazione mi rende poroso per un certo tipo di informazioni e io non ne vedo altre, magari le fake news non sono mai totalmente false, c'è sempre un qualche margine, o quasi mai totalmente false. Io ho l'impressione di avere uno sguardo libero, di potermi liberamente costruire la mia informazione. In realtà non lo posso fare. E questo tipo di accesso è reso possibile a tutti. Se è vero che non si possono più comprare deliberatamente i blocchi di profili, questo non si può più fare, è però anche vero che in questi ultimi anni la capacità dei comunicatori politici di costruire dei messaggi in modo tale che vengano utilizzati solo da alcune profilazioni è diventata un'arma politica e un'arma politica di elezione e elettorale particolarmente efficace. Pensiamo alla veste di Salvini, che è stata semplicemente la punta di diamante, la più avanzata, la più perfezionata, la migliore in quelle che sono state anche le ultime elezioni europee del 2018.
Amnesty International in quegli anni pubblica il barometro dell'odio, in cui, quello tra l'altro lo potete scaricare interamente sul sito, in cui si vede come i candidati che hanno maggiormente utilizzato contenuti aggressivi, che hanno fatto più ricorso anche a informazioni parziali e che hanno deliberatamente alterato il dibattito su alcuni temi principalmente legati ai diritti alla democrazia, sono riusciti ad avere la meglio. E questo ci porta ad un altro interrogativo: l'intelligenza artificiale favorisce l'odio? I social media favoriscono l'odio? Perché questa è una domanda che è stata fatta esplicitamente a Mark Zuckerberg, tu, cioè, sei d'accordo con queste idee? Cioè, per quale ragione sui tuoi social media, cioè su Meta, i contenuti d'odio diventano così facilmente virali? Anche questo tipo di analisi ci porta a comprendere come l'intelligenza artificiale, anche di tipo semplice come quella degli algoritmi, che non sono l'intelligenza artificiale che stiamo cominciando a vedere, ma quell'intelligenza artificiale che stiamo cominciando a vedere sono semplicemente versioni sempre più complicate e sempre più incontrollabili, ma già l'algoritmo di social media era incontrollabile, quindi stiamo semplicemente andando sempre peggio nella direzione di un peggioramento delle opportunità reali di vivere la democrazia nel suo senso più pieno. E che cosa ci dice l'analisi degli algoritmi? E questa è un'altra cosa che viene messa abbastanza in evidenza da Jaron Lanier nel suo testo: il fatto che l'algoritmo, quando si dice che l'algoritmo è neutro, non si sta dicendo che l'algoritmo è neutrale, si sta dicendo semplicemente che l'algoritmo è stato costruito per considerare più importanti quei contenuti che generano più reazioni. Perché lo fa? Per ovvi motivi. Perché deve capire, perché innanzitutto perché deve capire quali sono i contenuti che funzionano meglio. E poi perché nel suo ragionamento, nel ragionamento tecnico che fa, l'algoritmo è strutturato non per analizzare nel merito il messaggio, ma soltanto per dare importanza a un messaggio perché ha più successo. Questo di per sé non ci dice niente. Allora, per quale ragione i messaggi d'odio sono più di successo rispetto agli altri? E qui arriviamo all'altro step. Quali sono i messaggi che generano più reazioni? I messaggi che ci colpiscono emotivamente. Realisticamente, se uno si va a guardare un'eccezionale rappresentazione grafico-statistica della percentuale di abitanti delle città rispetto agli abitanti della campagna, non è che viene mosso da grandi sentimenti, cioè o è pazzo o tendenzialmente guarderà un grafico e dice vabbè, ok, interessante, piacerà quelli di UN Habitat, a me interessa, però poi finisce là, cioè, non è che mi appassiona. Invece, dov'è che io sono mosso? Sono mosso quando c'è un qualche cosa che mi spinge a sentire un'emozione più forte. E quali sono i due sentimenti che maggiormente ti trascinano? L'amore e l'odio. Due sono. Non è un caso che i contenuti virali maggiori siano i gattini, le pizze e i messaggi d'odio. Perché Salvini, nei suoi anni d'oro, passava dal parlare di migranti, delle ruspe, e poi ciao ragazzi, oggi sono in piazza e mi sto mangiando una pizza favolosa? Dice, beh, è scemo. No, non è scemo, è invece estremamente intelligente, perché così trovava il modo
di trovare il modo di rimanere sempre sulla breccia per mandare sempre contenuti che generavano reazioni. E la cosa fantastica è che riusciva a venir sostenuto anche dai principali detrattori, perché tutti quelli che quando lui si mangiava la pizza gli scrivevano "a cretino" sotto, in realtà gli facevano un favore perché stavano contribuendo ad alzare l'hype. Quindi attraverso l'algoritmo quello che succede è semplicemente che il contenuto emotivamente più forte ottiene un successo maggiore, e il calcolo matematico fatto dall'algoritmo è che la velocità di diffusione di un contenuto che ha un hype, cioè un contenuto virale, rispetto a un contenuto che non ha hype, cioè tendenzialmente il nostro grafico degli abitanti delle aree urbane, è di 1 a 6. Cioè la velocità di trasmissione di qualcuno che si mangia la pizza o che fa le carezze al gattino è 6, mentre il nostro grafico di UN Habitat è 1. Quindi la possibilità che noi vediamo la persona che si mangia la pizza è estremamente, è 6 volte maggiore di quella che noi vediamo nel grafico di Habitat. Questo per esempio ci fa capire che rispondere in una chat a uno che ti parla di discorso d'odio e ti dice "bisogna ammazzarli tutti", ma guarda che ti vorrei far notare che la percentuale di queste persone è una cagata, non serve a niente, anzi peggio, perché con quel messaggio hai dato un riscontro, e quindi vuol dire che quel riscontro lì andrà a riempire la saccoccia del messaggio di odio, e siccome nessuno ti metterà mai like al tuo perché hai scritto un papiro lungo così e nessuno lo legge, il tuo contenuto non andrà mai da nessuna parte, mentre il suo è stato spinto da te. Questo spiega perché le idee politiche che non si fondano su evidenze statistiche, che non si fondano su ragionamenti di alto profilo, ma che utilizzano solo la pancia delle persone, in questa epoca storica vincono a mani basse, perché tutta la propaganda è fatta così. Quindi il discorso d'odio nel nostro contesto deve essere visto come un ausilio fondamentale, anzi come lo strumento principe della comunicazione politica. Anche perché in politica non fai tanta strada se dici "siamo tutti amici, vive il compromesso". In una società polarizzata come la nostra, il compromesso politico, che in teoria dovrebbe essere il caposaldo del confronto democratico, è considerato peggio della peste. Perché un'altra delle conseguenze del sistema di comunicazione creato dai social network è la polarizzazione delle idee. Perché polarizziamo le nostre idee? Polarizziamo le nostre idee innanzitutto perché siamo circondati da persone che la pensano come noi, e quindi inevitabilmente se qualcuno la pensa non come noi lo consideriamo una minoranza, e questo amplifica la possibilità che dentro il nostro cervello si attuino logiche di branco. Io sono nel giusto perché guarda quanta gente che la pensa come me, non è vero perché l'algoritmo mi ha creato quei 4 gatti che la pensano come me, io penso che siamo tantissimi. Invece dall'altra parte te guarda povero sfigato, tu invece, il problema è che questa cosa vale anche per l'altra persona pensa invece di essere circondata da chissà quanta gente, mentre invece tu sei un povero sfigato, e quindi le logiche di branco già polarizzano. Ma poi anche perché la conflittualità viene esasperata proprio dal fatto che i contenuti viaggiano più veloci se sono conflittuali, perché generano più reazioni, e quindi ovviamente uno li userà. Allora, perché ad un certo punto tutti, anche i politici che ci piacciono di più, cominciano ad utilizzare delle logiche faziose, o ragionano per fazioni, o diventano delle persone facinorose? Dice, eppure no, era così tranquilla questa persona, invece adesso comincia ad entrare in conflitto. Ma perché bisogna creare questo scontro? Bisogna creare questo scontro perché altrimenti la lotta sui social non la vinci. E anche venir denigrato contribuisce a renderti protagonista.
Questa è una cosa, per esempio, che i content creator, gli influencer, non ti citano mai. Ma la domanda che neanche la Fagnani ti dice a Belve è: quanto ha contribuito l'odio nei tuoi confronti a farti guadagnare i milioni che guadagni? Perché non c'è nessuno, vi posso assicurare che li ho intervistati, non c'è nessun influencer da centinaia di migliaia, se non milioni di follower, che non ti dica: meno male che c'è quello che mi dice che sono un cretino. Perché se tu vai a vedere sotto, ci avrai tutti i messaggi d'amore, ma tutti i messaggi di odio alzano la tua hype. E ce ne sono tantissimi di quei messaggi, a volte sono soverchianti, ci sono dei casi che dovrebbero essere studiati all'università. Ciccio Gamer, che voi dite, ma chi è Ciccio Gamer? Voi sapete chi è Ciccio Gamer? Sì. Ciccio Gamer è un genio, cioè è un genio, ovviamente no, ma lui è diventato quello che è grazie a tutti gli auguri di suicidarsi che si è beccato per anni. È finito anche in clinica perché ci ha pure provato a un certo punto, perché era per il suo aspetto fisico, per tutto quello che è, ma lui è diventato una macchina da soldi attraverso quello. Quanta gente lo sosteneva e quanti lo denigravano? Il rapporto era assolutamente a sfavore di quelli che lo sostenevano, ma se lui adesso è diventato quello, è attraverso il discorso d'odio che si è beccato. Questa cosa però, noi se vogliamo ragionare in termini politici, in termini sociologici, non la dobbiamo analizzare, cioè possiamo anche analizzare in termini da bar, ci fa ridere perché dice vabbè Ciccio, ma la dobbiamo ragionare in termini strutturali. Ma se uno come Ciccio Gamer, che si è distrutto l'autostima, si è distrutto quasi tutto e non aveva nessuna qualità particolare, neanche quella di essere bello, è riuscito a crearsi un impero grazie a tutto l'odio che si è beccato, ma allora questo sistema per la nostra società come funziona? Come possiamo spiegarci l'enorme successo che qualsiasi tipo di idea violenta ha nel nostro contesto attuale? Ce lo possiamo spiegare perché il sistema dei social media, il sistema degli algoritmi e l'intelligenza artificiale nel senso attuale non potrà che portare ad estremizzare questa cosa? Per le sue logiche originarie, che non erano quelle di creare un mondo violento. Hannah Arendt rispolvererebbe la banalità del male. Non è che Zuckerberg voleva necessariamente che le persone si ammazzassero tra loro. Quello che voleva Zuckerberg era semplicemente che il suo Facebook diventasse talmente importante da farlo diventare ricco. E ha capito prima di altri che il modo che aveva per far stare le persone attaccate a quello strumento, poi aiutato da Steve Jobs con il primo smartphone, diciamo tutta quella dimensione che si è costruita nella Silicon Valley, ma che adesso è stata più che replicata in Cina attraverso TikTok, cioè questa è una dimensione globale, nessuno è innocente da questo punto di vista. Ha capito che questo tipo di, cioè che tutto quello che doveva fare era tenere le persone attaccate allo schermo e dargli l'impressione che tutte le informazioni possibili arrivassero da lì, sia in termini relazionali, sia in termini più generali. Fatto questo, aiutato progressivamente da una tecnologia che ha semplicemente messo a sistema quelle che erano le regole del marketing analogico, ha creato un'alterazione definitiva di tutti i nostri sistemi relazionali, perché noi prima dei social subivamo le tecniche di marketing, ma in un ambito specifico, nell'acquisto delle cose. Ci piaceva di più la Nike perché avevano più soldi da spendere per le Jordan, e ci piaceva meno la Diadora perché quella che la conosceva. Vabbè, di nuovo diventavamo un po' pavloviani, come diventavamo un po' cani di Pavlov quando entravamo nel negozio di sport, ma questo non ci cambiava la vita tendenzialmente, magari la cambiava
la cambiava al CEO della Nike e a quello della Diadora, però tutto sommato la cosa era parzialmente rilevante. Ma il problema è che nel momento in cui queste stesse logiche diventano le nostre logiche relazionali, addirittura le nostre logiche amicali, questo produce un asservimento progressivo di tutta la nostra esistenza alle nostre emozioni. E purtroppo, se qualcuno tiene le fila delle nostre emozioni, la nostra capacità di decidere in modo indipendente e quindi di essere effettivamente titolari di diritti, dei diritti umani di cui riteniamo di essere titolare, svanisce per sempre. E quindi tutto questo provoca un effetto domino. Perché se allora dei nostri diritti noi non siamo titolari, non potrà funzionare il sistema di presa delle decisioni, e se non funziona il sistema di presa delle decisioni, ad un certo punto il nostro sistema di governo in un modo o nell'altro collassa. Per alcuni poi potrà collassare in modo utile, per altri in modo meno utile, però tendenzialmente quello che succede è che noi diventiamo sempre meno, diciamo, artefici del nostro destino, in qualche modo. E alla fine, come sempre, io faccio il dialogo, poi dopo parto, sempre Fidel Castro alle Nazioni Unite. Ci sono domande? No? Sì, intanto grazie. Grazie per questa bella, profonda, articolata... Io la chiamo comunque relazione, poi... Insomma, hai spaziato... Cioè, ci hai portato al discorso d'odio, partendo da lontano. E soprattutto hai richiamato spesso il social dilemma, del social dilemma che quando uscì io ho visto con difficoltà perché è veramente forte da questo punto di vista, e l'ho proposto per 2 anni a tutti, quindi sono contentissima che oggi si torni a renderlo centrale nel ragionamento. Allora, intanto io vi invito a fare le domande, considerazioni. Io penso che anche per voi questo tipo di riflessione che ci porta al discorso d'odio, però visto come diciamo così, possibilità di non scelta, no? Perché alla fine è una condizione in cui noi alla fine non scegliamo più. L'altro aspetto è invece quando si diventa vittime del discorso d'odio, però vorrei che le domande venissero da voi. Cioè, già sapere che TikTok lavora sulla pupilla, penso che sia stato uno shock. No? Tutti i visori lavorano su TikTok, o comunque tutti i visori. E quindi pervenite, mi sembra che ci sia tanto. Io forse più che una domanda, una riflessione, magari anche banale, non lo so, ma in base a tutto il discorso che lei oggi ha, la relazione che ci ha proposto, interessantissima. Ma allora, il contesto socio, economico, politico e culturale, le persone, quelle che ancora ragionano con la propria testa, come devono difendersi da tutto questo? Forse è una domanda banale, però abbiamo il problema, visto quello che stiamo vivendo in vari ambiti. Mi viene in mente subito la vicenda di Ilaria Salis, che rispecchia proprio i diritti umani che purtroppo lei ha visto calpestarsi per quanto la riguarda. Ma Ilaria Salis è un esempio, ci sono tanti ambiti dove ad oggi dobbiamo difenderci. Come farlo? Le persone che ragionano, le persone che vogliono davvero un mondo migliore rispetto a questo, senza per questo eliminare la tecnologia, che è assolutamente utile in tante situazioni, in tanti ambiti e anche nella nostra vita di tutti i giorni. Ecco, forse ci vuole un equilibrio che attualmente non c'è, e del quale equilibrio approfittano chi ha interesse affinché le persone non debbano ragionare. No, su questa cosa secondo me può essere interessante anche un parallelismo con quello che è stato un po' il movimento ambientalista. Che i ghiacci in un qualche modo si stessero sciogliendo a seguito dell'attività umana, la RAI ne ha parlato per la prima volta, vado a memoria, nel 53. E ovviamente non è la memoria mia, visto che mio padre aveva un anno. Però questo significa che in una televisione
di un emittente neanche particolarmente ammiraglia, in un paese di seconda categoria, all'indomani della seconda guerra mondiale già si diceva questa cosa, si era 70 anni grosso modo, qualche cosa in più, 80 anni dall'inizio, dallo scoppio della rivoluzione industriale, e già questa cosa più o meno era comprensibile. Chiaramente non se ne aveva una certezza, si cominciava a capire che qualche cosa non stesse funzionando, quantomeno che l'utilizzo dei combustibili fossili poteva molto probabilmente avere un impatto sullo scioglimento dei ghiacci, e che se questa cosa fosse avvenuta sarebbe stato un problema molto generico, cioè niente di... Negli anni, nel 2019 si scopre che la Exxon, e non solo, altre compagnie petrolifere, avevano già fatto delle analisi sul cambiamento climatico provocato dall'utilizzo dei combustibili fossili già negli anni 70, e che avevano già previsto nelle loro ricerche segretate il fatto che saremmo arrivati, tra l'altro loro avevano fatto delle previsioni ancora peggiori di quelle attuali, quindi che noi saremmo arrivati già entro fine secolo potenzialmente a superare il grado e mezzo, che è quello che abbiamo superato adesso, e quindi in realtà molto prima saremmo arrivati ben oltre i 2,5 gradi entro breve, cosa che noi ipotizziamo, adesso in realtà stanno aggiustando le stime, però entro fine secolo, mentre loro pensavano già nel 2050 più o meno. Quindi sapevano ben peggio di quello che è adesso. E ciò nonostante, insieme con anche altre industrie chimiche, hanno deciso uno di secretare queste informazioni, ma di finanziare ricerche universitarie, finanziare ONG, affinché venissero pubblicate ricerche che invece instillassero il dubbio, cioè allontanassero questo rischio. Allo stesso modo, il movimento in quegli anni, e soprattutto poi negli anni 80, se ci pensate, poi negli anni 90 in modo enorme, poi voi siete molto giovani, però buona parte dell'attivismo ambientale si è concentrato sulla responsabilità individuale. Noi dobbiamo fare la raccolta differenziata, noi dobbiamo non inquinare, noi dobbiamo fare attenzione. Ora, se ci pensate da un punto di vista logico, questo tipo di ragionamento e questo tipo di esortazione ha alcune fallacie. La prima, più importante, è quella di considerare il cambiamento climatico come un dato naturale. Anche se si dice che il cambiamento è provocato dall'uomo, è dall'uomo in generale. No, non è dall'uomo in generale. Se si decide di plastificare completamente tutti i contenitori di alimenti, e quindi fare in modo tale che nei supermercati ci sia solo plastica, questa cosa non è una cosa che è capitata, ad un certo punto qualcuno l'ha decisa. Se noi adesso abbiamo delle isole di plastica grosse quanto il Texas al largo dell'Oceano Pacifico, non dipende dal fatto che incredibilmente a un certo punto tutte le persone del mondo si sono messe a consumare plastica come se non ci fosse un domani, anche perché il domani poi rischia di non esserci grazie al consumo di plastica, ma che qualcuno a un certo punto ha deciso che il vetro non si doveva più utilizzare e che si doveva utilizzare la plastica uso e getta. Tutta la plastica che viene prodotta oggi nel mondo, o quasi tutta, è fatta per avere un solo utilizzo. A livello globale si ricicla il 10% della plastica che viene prodotta, e negli ultimi 10 anni è stata prodotta la stessa quantità di plastica che nell'intero Novecento. Questo significa che noi non solo non stiamo risparmiando, non stiamo riciclando niente, non solo quel poco che ricicliamo alla fine viene riutilizzato poco, ma che la produzione di plastica non è stata arrestata, mentre chiaramente un link ci dovrebbe essere tra le due cose. Quindi il fatto di continuare a concentrare, ora è importantissimo che noi come singoli non risparmiamo, cioè come dire, attuiamo delle politiche di riciclo e di abbattimento dei nostri consumi, però di nuovo ce l'hanno cominciato a dire soltanto da pochi anni. Se prendiamo l'aereo una sola volta, di fatto quello che è stato consumato lì vale come tutto un anno di risparmio.
se noi ci laviamo i denti chiudendo l'acqua tutti i giorni, risparmiamo grosso modo 10 litri di acqua al giorno, che moltiplicato per un anno fa 3.650 litri. Per produrre un jeans si usano 7.500 litri. Tu hai fatto, poi abbiamo 20 jeans in casa, abbiamo 140.000 litri di acqua che è stata utilizzata per quello, però poi noi chiudiamo l'acqua. Cioè noi ci troviamo in un sistema che ha una insostenibilità sistemica che è quasi totalmente fuori da casa nostra. Ma buona parte delle politiche di difesa ambientale riguardano le nostre piccole scelte individuali e per esempio non riguardano le nostre scelte di abbigliamento. Negli ultimi 4 anni stiamo cominciando a ragionare sul fast fashion. Fondamentalmente le date fondamentali per il ragionamento sul fast fashion sono state 2013, il collasso della fabbrica di Rana Plaza ad Dhaka in Bangladesh, e lì si è ragionato non in termini ambientali ma in termini di diritto dei lavoratori, e nel 2022 la scoperta che nel deserto di Atacama in Cile, vicino a Iquique, c'era il cimitero del fast fashion, cioè un intero deserto sommerso di tutti gli abiti che in Europa e negli Stati Uniti non si tenevano più. Su questo c'è una bellissima serie prodotta da Will Italia e da Sky che si chiama Junk, armadi pieni, sono 6 episodi che parlano dell'insostenibilità dell'industria della moda con sei piccoli documentari da 20 minuti l'uno, si trovano su YouTube, non dovete neanche avere Sky. E quindi noi vediamo che per quello che riguarda il contesto ambientale noi siamo stati vittima di uno spostamento di responsabilità. La responsabilità è stata una scelta se non politica sicuramente industriale, ed è stata industriale perché non c'è stato il controllo politico che ha portato nell'arco di pochissimi anni a rendere il nostro sistema produttivo totalmente ingestibile a fronte di enormi profitti per alcune compagnie, però comunque il nostro sistema ora è a un punto di non ritorno. Ma questa cosa qua si doveva decidere negli anni 50. Io per lavoro sono stato negli ultimi 15 anni molto spesso in Africa. Io la plastificazione del continente africano l'ho vista sotto i miei occhi, perché noi in Italia non ce ne rendiamo conto, perché comunque c'è un sistema di discariche, c'è un sistema di controllo, e poi perché la plastificazione per noi è avvenuta negli anni 70 e negli anni 80. Io sono dell'82, quindi tendenzialmente quando ho cominciato a capirci qualcosa era già tutta plastica. Poi ci sono anche scelte scellerate. I vuoti a rendere in Italia, e l'Italia è stato il primo paese ad introdurli. Ora i vuoti a rendere in Italia non esistono più. La Germania ha i vuoti a rendere dagli anni 70, ma sono stati costruzioni. L'idea è stata fatta in Italia. Con questo spostamento di significato, la nostra capacità di scelta, di nuovo, democratica, viene annullata. Perché? Perché il responsabile si nasconde con chi? Con la nostra immagine. Noi vediamo solo il nostro impatto e non ci rendiamo conto che esiste un impatto sistemico del quale noi siamo correi, ma correi inconsapevoli. Perché da parte nostra noi non abbiamo mai deciso, né i nostri genitori lo hanno fatto, di vedere i nostri supermercati riempirsi di plastica. Non avevamo altra scelta, cioè quando potevamo cominciare a non comprare più plastica se la plastica era l'unico contenitore che avevamo? La stessa cosa si sta facendo adesso col discorso d'olio. Nel 2015 nasce il No Hate Speech Movement nel Consiglio d'Europa, che dopo la strage di Utoya del 2011, se vi ricordate, quel ragazzo estremista di destra norvegese che va nell'isola di Utoya dove c'erano diversi campi ambientalisti di ragazzi e ammazza un po' all'americana più di 30 persone prima poi di togliersi la vita. Forse tolto la vita, l'hanno ucciso, però sono comunque quella strage di Utoya del 2011 ci fa svegliare, diciamo, all'interno di uno scenario proto-americano e fa notare come anche in un paese democratico come la Norvegia esiste l'estremismo politico. Pochi anni dopo viene ucciso un esponente di estrema destra, ma omosessuale dichiarato, olandese, e ha stretto
e poco dopo ancora viene uccisa in UK Jo Cox, un'altra parlamentare. Proprio Jo Cox viene ricordata nella commissione parlamentare che porta il suo nome, del Parlamento italiano, nel 2015, che si prefigge come compito quello di stendere una relazione che definisca il discorso d'odio a livello nazionale, in modo tale da stabilire delle regole per affrontare il tema. A partire dal 2016 scoppia la moda del discorso d'odio, nascono un sacco di associazioni, un sacco di progetti, fare progetti sul discorso d'odio diventa estremamente redditizio perché un sacco di bandi vengono dedicati al discorso d'odio. Poi nel 2018 si vede come nelle elezioni europee il discorso d'odio viene utilizzato dagli esponenti politici per riuscire ad ottenere il vantaggio delle elezioni. Nel 2019 iniziative come quelle di Cati La Torre, che io odiare ti costa, cominciano a far vedere che c'è una reazione al discorso d'odio. Vedete, poi gli anticorpi arrivano a livello sociale, però arrivano dopo un po', siamo nel 2019, se vi ricordate le esperienze di vendita delle profilazioni a scopo elettorale avvengono nel 2012, nel 2013, Cambridge Analytica esplode nel 2016, quindi tutto il decennio degli anni 10 è un decennio in cui cominciano tutta una serie di casini, e poi finalmente nel 2019 qualcuno comincia a dire: ma lo sai che se tu mi odi su internet io ti posso denunciare? E quindi cominciano ad arrivare, chiaramente soltanto da alcune persone particolarmente schierate, come Cheti La Torre, che è un avvocato, poi candidato a sindaco di Bologna, insomma, cioè persone di un certo tipo, e notate, non ci sono tanti influencer che questa cosa la fanno. Proprio per quelli, cioè, se dovessero denunciare tutti quelli che ti hanno portato reddito, e ovviamente non lo fai, come si diceva, perché denunciare il reddito dopo quello che ti ha fatto. Però questa cosa continua, e poi arriva il Covid nel 2020. Tutta la nostra comunicazione, le nostre relazioni si spostano totalmente sui social network perché non si può più fare niente. A causa del Covid, a causa della distanza, di tutto quello che vuoi, ad un certo punto scoppia un'altra bolla di interesse che è la salute mentale. All'improvviso parlare di salute mentale non è più un tabù. Bisogna dire che si sta male, bisogna farsi vedere non più così sempre performanti, non è brutto chiedere aiuto, facciamo l'aiuto, il bonus psicologo e facciamo tutto questo. Però che cosa sta succedendo nel frattempo? Che del discorso d'odio non parla più nessuno. Quando se ne parla del discorso d'odio, perché se ne parla? Se ne parla è perché subire l'odio online effettivamente è molto brutto. Perché è brutto avere delle regole, di dover rispondere al discorso d'odio. Quindi come se ne parla? In termini psicologici. Come costruire delle strategie di resilienza per reggere al discorso d'odio? Come faccio a difendermi dai leoni da tastiera? Come faccio a sopravvivere all'interno di un contesto dove le logiche performative mi spingono a oltre quello che io sono disposto a reggere, dove la società mi critica per quello che faccio? È tutto vero, ma che cos'è che è completamente sparito? L'analisi politico-sociale del discorso d'odio di chi non ha interesse che una persona si senta male perché si senta in difetto, ma che ha interesse a far sì che alcune categorie di persone perdano una capacità di parola. Cioè lo strumento del discorso d'odio, il discorso d'odio come strumento politico, che invece era al centro delle analisi del No Hate Speech Movement da una parte nel Consiglio d'Europa nel 2015, del rapporto finale della Commissione Jo Cox nel 2016. Cioè mentre nella metà degli anni 10 si parla del discorso d'odio come fenomeno sociale che è distruttivo della democrazia, quindi come di sistema, oggi si tende a parlare di discorso d'odio come fenomeno sociale che è distruttivo dell'individualità.
Per cui il problema diventa tuo fondamentalmente, cioè un problema, ti devo aiutare, allora come ti aiuto? Ti aiuto con lo psicologo, ti insegno come fare, ma il danno sociale non è la somma dei singoli danni. Il danno sociale va analizzato direttamente. E questo nel dibattito politico si vede sempre meno. Io credo che in parte noi stiamo vivendo col discorso d'odio lo stesso processo di responsabilizzazione individuale che è avvenuto per l'ambiente, per le lotte contro il cambiamento climatico. Poi si è arrivati a capire che i veri responsabili erano altri, certo che ci siamo. Certo che ci sia arrivato. Il Greta Thunberg, il Fridays for Future, tutti i movimenti degli ultimi 7, 8, 10 anni sanno benissimo chi è che ha la responsabilità. Ma quanti anni sono passati? Quanto dobbiamo aspettare prima che la municipalità di New York ha dichiarato alla fine del 2023 i social media un pericolo per la società. Quindi qualcuno ora ci sta cominciando ad arrivare, negli Stati Uniti, dove però il dibattito è sempre stato estremamente ostacolato, perché mentre in Europa la libertà di espressione dipende anche da che cosa dici, cioè per esempio in Europa tu non puoi denigrare o utilizzare commenti razzisti o discriminatori con qualcun altro e invocare la libertà di espressione. Negli Stati Uniti questa cosa è assolutamente tutelata. Tu puoi dire quello che vuoi perché la libertà di espressione non può essere limitata da nulla o da quasi nulla tendenzialmente. E quindi per esempio c'è una differenza molto importante da questo punto di vista su quello che accade in termini di discorso d'odio negli Stati Uniti e quello che succede in Europa. Ma ricordiamoci che i server di tutti i nostri social media sono quasi tutti negli Stati Uniti e rispondono a quella legislazione, non alla nostra. Quindi, innanzitutto questo è importante capirlo come cittadini, cioè cominciare a vedere che cosa utilizziamo nella loro forma, dandogli una lettura sistemica, non una lettura puntuale. Se io mi rendo conto che non ho più la percezione del come nel mio profilo vengono scelti i contenuti, vorrà dire che questa cosa probabilmente non ce l'ho solo io, ma ce l'hanno anche tutte le persone accanto a me. Andare a capire che cosa succede negli altri profili forse mi fa cominciare a comprendere che c'è qualcosa che non funziona, perché questa cosa è molto più potente del fatto che accade a tutti, che tutti noi tendiamo a circondarci di persone che ci stanno simpatiche e non di persone che ci stanno antipatiche. Ma lì è un altro discorso, perché dentro i social, nei social media il mondo è molto più esteso, cioè noi non abbiamo proprio accesso ad alcune informazioni. Fare attenzione per esempio a quelle che sono le innovazioni, cioè io che pure mi occupo di queste cose, se non avessi avuto una mia amica che mi dicesse guarda che hanno modificato la normativa su Instagram, vai a disattivare il blocco dei messaggi a contenuto politico, io non me ne sarei neanche accorto, avrei continuato, non avrei semplicemente più ricevuto quei contenuti, avrei pensato che semplicemente quei contenuti nessuno li producesse più, eppure invece era stato messo un filtro. Andarlo a fare a tutte le persone, sviluppare una capacità di debunking, andare a dire ma questa informazione è vera o no? Io ormai qualsiasi contenuto che mi attira la mia attenzione, ovviamente non tutti, che attira la mia attenzione, vado sempre a verificare, perché comunque è vero, i social network sono una brutta bestia, ma qualche antidoto te lo forniscono. Riesci a capire se quello che si sta dicendo è falso, vero, parzialmente falso, parzialmente vero, e poi con modalità diverse, magari non sputtanando la persona che ha postato quel controllo, perché io ho una mia amica molto anziana di 78 anni che ogni tanto condivide delle robe terrificanti, mi verrebbe da scrivergli sotto ma che stai a scrivere, invece no, aspetto di vederli, faccio guarda che questa cosa non è proprio vera perché in realtà è questo, questo e quest'altro, è faticoso,
Ma questa cosa in realtà ci aiuta. E poi secondo me trovare delle modalità di questo genere, anche di gruppo, nel momento in cui avvengono momenti importanti come possono essere le elezioni europee o le elezioni nazionali, sapendo che non esiste nessuna persona che sia indenne da questo, perché tutti devono rispettare le stesse regole. Quindi si faranno i faccia a faccia, i confronti all'americana, battute su Twitter, programmi, questi sconosciuti, già nel 2003 non c'erano i programmi, figuriamoci. Quindi provare ad andare a ricercare dall'altra parte, sapendo comunque che per tutti i politici c'è un dilemma. Si rifiuta questa modalità e quindi di fatto tutti ti percepiranno come assolutamente scomparsa dai radar, perché nessuno ti vede più, oppure l'accetti sapendo però che se il tuo scopo è quello di rendere il mondo più complesso, dentro quel sistema sembrerai semplicemente un cretino, perché sarai sempre a dire no, ma in realtà le cose sono così e boh, vabbè, finita. Se i politici che noi supportiamo possono solo in parte alterare questo sistema, noi lo possiamo fare però all'interno del nostro contesto, perché noi non abbiamo le 50.000 telecamere o non dobbiamo raggiungere i 60.000 like, perché altrimenti ci condanniamo all'oblio. Noi possiamo anche farlo con i nostri 5 bravi like o con nessun like, perché siamo al salotto di casa e diciamo guardate che queste cose non funzionano, cioè siamo, paradossalmente secondo me siamo all'interno di un medioevo, nel senso che le regole stanno cambiando e noi non sappiamo bene come gestirle, ma dall'altra parte siamo in un contesto nel quale dobbiamo rispondere a una ipertecnologizzazione con un'iperanalogizzazione. Cioè in alcuni contesti fare delle cose che non sembrano propriamente in linea. Jarrod Lanier, per esempio, ma lo scriveva nel 2017, diceva questa roba qua tra 3 anni non sarà più vera, ma continua a essere ancora vera nel 2024. Diceva, per esempio, seguite molto di più i podcast, perché il podcast è meno alterabile. È molto più difficile alterare un podcast creando dei contenuti che non sono veri rispetto a un video, perché nel video l'immagine cattura prevalentemente la tua cosa, tu crei delle situazioni, puoi fare dei montaggi, ci si aspetta in un certo qual modo che ci sia un montaggio nel video, no? Per cui tu puoi creare un video nel quale fai dire delle robe strane, mentre dentro un podcast questa cosa è più difficile da fare. Certo, l'intelligenza artificiale potrà anche creare questa cosa, ma se si fa attenzione, si scelgono bene alcuni podcast, il podcast poi ti obbliga a tempi più lunghi. Devi per forza, comunque, magari fai altro, però intanto te lo ascolti, poi ci pensi un momento di più. Cioè, già l'allungare i tempi e usare delle cose più basiche diventa un modo per tenersi fuori da queste logiche. E quanto più chiaramente i video, lo vediamo, l'intelligenza artificiale sta spingendo tantissimo sulla capacità di creare video e immagini assolutamente indistinguibili dalla realtà, e ci metterà ancora un po' prima di riuscire a creare degli audio complessi indistinguibili dalla realtà. Se si seguono dei canali, quindi tu sai che quel canale è quel canale, poi certo un audio, ma l'audio diciamo diventa difficilmente virale, no? È sempre un video collegato all'audio. Quindi questo non è solo secondo me, ma anche secondo persone competenti su questi temi, è un modo per rallentare, momenti, quindi anche avere un'idea un pochettino più chiara. Poi
stare attenti. Allora, intanto io penso che possiamo ringraziare con un grande applauso. Ci ha regalato una bella discussione e soprattutto tante cose su cui riflettere. Lo aspettiamo sempre.